anche la nostra più cordiale buonasera, benvenuti a Wine & Sex Music. L'occasione c'è anche particolarmente gradita per formularvi i nostri migliori auguri per le imminenti feste di Natale. Buonasera da Caprarica. Volevo ringraziarvi per aver accettato così numerosi il nostro invito a questo Wine & Sex Music, un evento di Enrico Giannone al quale facciamo il primo vero grosso applauso della serata per la sua instancabile opera, la sua instancabile attività. Ha lavorato allegramente anche questa sera per realizzare l'evento cui vi parleremo tra poco, grazie ad Enrico, in collaborazione con l'Associazione Terra Mia e con il patrocinio del Comune di Caprarica. Volevo ringraziare altresì per l'ospitalità alle famiglie Greco. Siamo tutti insieme accanto alla bellezza di questo luogo, le scuderie della famiglia Greco, grazie per averci dato l'esponibilità di questo splendido esempio. Noi volevamo partire subito con il saluto del primo cittadino di Caprarica, l'avvocato Paolo Greco, che inviterei qui vicino a noi, accompagnandolo con un grande applauso. Buonasera sindaco. Partiamo con un suo saluto e poi spiegheremo nei dettagli con dovizia di particolari la nostra serata. Prego. Soltanto per augurarvi una buona serata, ringraziare Enrico e l'Associazione Terra Mia per l'impegno che mettono in queste iniziative e complimentarmi con tutti coloro che poi saranno premiati questa sera. È anche un modo per ritrovarci tutti quanti insieme e farci degli auguri per il Natale e l'anno nuovo. Quindi ringrazio ancora tutti quanti voi e un applauso, un ringraziamento particolare a Enrico per l'impegno che ci mette. Grazie a voi. Grazie. Ringraziamo il primo cittadino di Caprarica, l'avvocato Paolo Greco. Questa sera siamo qui anche per un obiettivo che sposa la beneficenza e la solidarietà, grazie naturalmente al sostegno che daremo ad Isla Ollus e da Il Ollus presente con i panettoni proprio all'ingresso delle scuderie della famiglia Greco. Ma adesso addentriamoci in Puglia Excellence, che è un brand che è nato dall'idea di Enrico Giannone, che ha contribuito nell'organizzazione di questa serata in favore, come dicevamo prima, di Isla e di Il Ollus. Enrico da qualche anno una sua attività nel settore della pubblicità, che è regolarmente sita alla Camera di Commercio Leccese, con la quale gestisce campagne di marketing ed altri servizi pubblicitari ad aziende e professionisti. Si occupa di ideare, sviluppare e implementare progetti di marketing per far crescere il brand assegnato di cui è responsabile in senso economico, strategico ed operativo. Il suo compito è quello di valorizzare l'immagine di un brand, di un marchio, di un progetto, di un evento per il quale lavora e collabora. Puglia Excellence è quindi un brand promoter che premia e promuove appunto l'eccellenza del territorio pugliese. Imprese, strutture ricettive, enogastronomia, associazioni e professionisti, tutte le attività selezionate basandosi sui concetti del Total Quality Management dopo un'accurata e dettagliata analisi quantitativa e qualitativa del mercato. A breve sarà anche possibile trovare maggiori informazioni sulle pagine social Facebook ed Instagram di Puglia Excellence e sarà sviluppata e diffusa la prima rivista dedicata alle migliori aziende della regione Puglia. Puglia Excellence inoltre parteciperà ad eventi e fiere a livello nazionale ed internazionale. E adesso noi passiamo all'assegnazione del certificato del premio Puglia Excellence. Cominciamo da Vitale Immobiliare International Real Estate, agenzia immobiliare a Lecce con certificazioni Transnational Referral Certification, Certified International Property Specialist, fondata dal titolare il dottor Luigi Vitale. Buonasera. International Property Specialist che dal 91 ad oggi, con costante professionale attenzione, dedica buona parte della sua vita a questo marchio. Alcuni degli importanti ruoli assegnati al dottor Luigi Vitale nel tempo sono consigliere provinciale Confindustria Lecce, sezione Servizi Innovazione, presidente provinciale FIAIP Lecce, Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, responsabile FIAIP Settore Estero Area Puglia Area Sud Italia, responsabile regionale dell'Osservatorio Mercato Immobiliare, delegato regionale Osservatorio Immobiliare Agenzia Entrate Puglia, componente del tavolo di lavoro della Regione Puglia sul turismo, ideatore in partnership del Vademecum Internazionale per stranieri che acquistano immobili qui in Italia, coordinatore FIAB Liaison per gli stati New York, Florida, Regno Unito e Australia. Nel 2005, dopo gli studi formativi specifici in America, ottiene la certificazione di Certified International Property Specialist in San Francisco e il Transnational Referral Certified a Madrid. Da quel momento inizia l'attività nei mercati internazionali come agente immobiliare internazionale, approdando a San Francisco, Orlando, Las Vegas, San Diego, New York, Miami, nel Regno Unito, in Francia, nella Costa Azzurra e nel Belgio. Il premio
Marchio Puglia Excellence al Vitale Immobiliare, il dottor Luigi Vitale. Lo consegna Enrico Giannone. Prego, dottore. Prendiamo un attimo per immortalare questo momento, per la consegna di questo certificato di Puglia Excellence da parte di Enrico Giannone, poi sentiremo anche un breve indirizzo di saluto da parte del dottor Vitale, che tra un attimo ci raggiungerà. Vitale Immobiliare International Real Estate, dottor Luigi Vitale. Prego, dottore. Buonasera a tutti. Intanto ringrazio Enrico per l'invito e per il premio. Poi ringrazio anche la famiglia Greco per avere cornice. Ovviamente sono quelle caratteristiche che poi hanno predominato il nostro territorio nel mercato estero immobiliare. Dopo aver letto tutto quello, e ovviamente negli anni sono quasi 30 di attività, ho notato proprio la crescita negli ultimi 20 anni del nostro territorio, quindi dando anche lustro attraverso la promozione del territorio anche con quelle che potevano essere delle attività minori che pian pianino si sono poi sviluppate nel tempo. Io ovviamente lascio un po' lo spazio anche ai miei amici che seguiranno. Vorrei dare un in bocca al lupo a Enrico per questa iniziativa, sperando che anche gli enti preposti e le organizzazioni possano darti un contributo e un aiuto per questo progetto. Grazie. Grazie a voi. Ringraziamo il dottor Vitale, grazie. Premio Excellence alla Vitale Immobiliare, lo ha appena ritirato il dottor Luigi Vitale, e adesso la volta di Leone De Castris, 1665, parliamo di vino naturalmente, in particolare il vino che avete avuto anche occasione, avrete l'occasione di degustare questa sera, proviene da Salice Salentino e da Leone De Castris. Il fondatore si appassionò ad una terra così fertile e ricca e ne comprese il valore, così dopo i primi anni di lavorazione e trasformazione del prodotto, torna in Spagna, vende alcuni possedimenti, rientra in veste di cavato in terre salentine a Salice, Guagnano, Veglie, Villa d'Altasarri, Novoli e San Pancrazio. La cantina inizia l'imbottigliamento dei suoi prodotti con Piero Elisetta Leone di Castris nel 1925. Nel 1943 nasce il Five Roses, il prodotto più conosciuto dell'azienda ed il primo vino rosato ad essere imbottigliato e commercializzato in Italia ed subito esportato negli Stati Uniti. La storia di questa famiglia della cantina continua. Salvatore Leone De Castris, figlio di Piero Elisetta, ha contribuito a un notevole sviluppo anche a livello internazionale dell'azienda. Da 20 anni il figlio è il dottor Pier Nicola, che questa sera abbiamo il piacere di avere qui con noi. Le salutiamo con un applauso, la dirige. Con riconoscimenti sempre più prestigiosi che vengono costantemente attribuiti all'intera gamma aziendale e alla cantina oramai pluripremiata. La rete commerciale estera oggi vede i suoi prodotti presenti anche sui mercati europei, in America, Singapore, Canada, Brasile, Australia, Giappone, Cina e Hong Kong. La produzione media annuale è di circa 2,5 milioni di bottiglie. La Leone De Castris è un'azienda che da secoli lavora in Puglia e solo prodotti pugliesi. Per qualcuno questo potrebbe essere un limite, per Leone De Castris è una vera e propria peculiarità, poiché la sua mission è la valorizzazione dei prodotti del territorio dove siamo nati e cresciuti. Premio Puglia Excellence alla cantina Leone De Castris. Ritira il premio il dottor Pier Nicola Leone De Castris. Anche con il dottore De Castris, dopo aver fermato questo momento, sentiremo un suo saluto. Ed ecco la consegna di questo certificato del premio Puglia Excellence alla cantina Leone De Castris, al dottore Pier Nicola Leone De Castris. E adesso sentiamo il suo intervento. Prego, dottore. Grazie, buonasera. Mi unisco a quello che ha appena detto anche il collega prima, cioè è stata sicuramente un'occasione importante per conoscere un luogo che io non avevo mai visto, molto bello. Ringrazio chi ha organizzato questo importante evento e io poi sono amico anche del proprietario del luogo, perché con Leo, che è un importante Pantaleo, insomma, l'ha chiamato ultimamente Leo Greco, è un importante esponente del mondo agricolo, quindi ci conosciamo da tanti anni.
E veramente è un luogo importante ed è giusto farlo conoscere e valorizzare il nostro territorio. Si commentava prima con alcuni amici che noi stessi non conosciamo le eccellenze che contraddistinguono il Salento e direi poi in genere l'Italia, che è un paese ricco di cultura, di storia e di imprenditorialità, diciamo, che si impegna per far crescere non solo le proprie aziende, ma con la crescita delle aziende anche chiaramente il territorio. Quindi un augurio a questa nuova iniziativa, sperando che sempre più cresca nel tempo e diventi un punto di riferimento costante dell'area salentina. Grazie. Grazie a lei, salutiamo il dottore Pier Nicola Leone De Castris. E adesso è la volta di Natiro, parliamo di olio bio extravergine d'oliva. La storia olearia, per l'appunto appena accennato, della famiglia Greco è così antica che ancora oggi il frantoio aziendale è situato nel centro storico del paese, a pochi metri dal frantoio ipogeo di proprietà e proprio a due passi dalla piazza e quindi dal palazzo baronale. Tutte le fasi produttive, dalla coltivazione dell'oliveto sino alla molitura delle olive e all'impottigliamento dell'olio, sono effettuate senza utilizzo di prodotti chimici di sintesi. L'olio prodotto è quindi una particolarità fondamentale di cui davvero pochi possono pregiarsi. La materia prima e i processi di trasformazione sono solo ed esclusivamente aziendali. Questo è possibile solo grazie all'estesa base fondiaria dell'azienda. Si è arrivati a produrre fino a 200.000 litri all'anno di olio extravergine di agricoltura biologica. La spremitura delle olive avviene entro e non oltre 3 ore dalla raccolta nel frantoio aziendale, con un sistema integrale di spremitura a 2 fasi, con temperature di lavorazione bassissime dai 25 ai 28 gradi centigradi, nel massimo rispetto della igiene ambientale. L'olio ottenuto presenta un contenuto in polifenoli molto elevato che determina la sua elevata resistenza all'ossidazione ed al tempo. Il nome dell'olio è dedicato alla figura leggendaria del Nachiro. Nella tradizione dei frantoi ipogei, Nachiro è il capo frantoiano che apprezzava ogni parte di olive e che quasi con arte magica era in grado di stabilirne origine e qualità, salvando così le migliori produzioni. Il proprietario, il dottor Pantaleo Greco, che salutiamo con un applauso, presidente Apro Lecce, il presidente della sezione nazionale olivicola di Confagricoltura, crede e investe ogni anno nella sua azienda agraria. Esempi concreti: la masseria a chiusura di Sotto, ormai noto allevamento di bestiame a chilometro zero, filiera corta, con annessa macelleria e da poco inaugurato anche la braceria, la nuova realizzazione di un resort in fase di restauro e costruzione e la nascita di immense distese di viticoltura. Alcuni riconoscimenti ottenuti. Nel 2008 Olio Nachiro ha ricevuto il premio Biol come migliore olio extravergine biologico pugliese, un riconoscimento importante che premia la serietà e la qualità del prodotto. Nel 2013 il diploma di gran menzione Leone d'Oro dei Maestri Oleari, nel 2016 premio internazionale Oro del Mediterraneo e premio nazionale L'Oro d'Italia. La certificazione premio Puglia Extra Olio Nachiro ritira il premio il dottor Pantaleo Greco. Adesso avviene la consegna della Puglia Excellence da parte di Enrico Giannone al dottor Pantaleo Greco. E adesso sentiamo anche il suo saluto. Prego, dottor Greco. Allora, grazie Enrico. Ovviamente sono un po' più emozionato perché lo ricevo a casa mia. Non sapevo che facevo tutte queste cose, sono passati anni. Purtroppo i dati sull'olio si riferiscono a 1 o 2 anni fa, come sapete stiamo in prima linea per cercare di risollevare prima possibile l'olivicoltura salentina. Mi fa piacere che il nostro sindaco sia non a caso anche vicepresidente nazionale dell'Associazione di Città dell'Olio e mi fa anche piacere ricordare che qui a Capralica è nato il primo campo di Favolosa, che è la varietà resistente a Xylella, che quindi, diciamo, Capralica anche in questo è stata una cittadina che ha precorso un po' i tempi rispetto a tutti quanti gli altri. Complimenti a Enrico perché ha sempre un entusiasmo encomiabile e, insomma, per quanto mi è possibile cerco sempre di essere a disposizione di tutte le sue iniziative. Grazie. Ringraziamo il dottor Pantaleo Greco e noi proseguiamo questa volta con Villa Argento.
residenze socio-sanitarie assistenziali per anziani Manduria e Monteparano. Villargento è una residenza socio-sanitaria assistenziale di prima categoria, una sorta di hotel 5 stelle lusso, specializzata nell'accoglienza e nell'assistenza delle persone anziane, anche con gravi patologie o deficit psicofisici che impediscano loro di condurre una vita autonoma. Può inoltre accogliere persone affette da demenza senile, morbo di Alzheimer, demenze correlate, anche se non hanno ancora raggiunto l'anzianità, ma che necessitano di un alto grado di assistenza alla persona. La struttura è stata realizzata su 4 livelli, dispone di un ampio giardino dotata del comfort della più moderna domotica, tali da consentire all'anziano un piacevolissimo soggiorno. I rivestimenti e i colori sono stati scelti accuratamente secondo i dettami attualmente consigliati dagli esperti di cromatologia medica. Villargento opera nel pieno rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria attraverso un'equipe di professionisti qualificati. Vanta la presenza di personale sanitario in ogni settore medico, con varie attività di animazione che spaziano dalla pet therapy alla musicoterapia, alla kinesiologia rieducativa, la clown therapy, l'ortoterapia, ROT, la terapia di riorientamento, terapia occupazionale, escursioni guidate e assistenza spirituale. Il motto aziendale, il claim è: quello che sorprende di più gli altri non è quello che facciamo, ma vedere che ci sentiamo felici di farlo e sorridiamo facendolo. L'amministratore Antonio Greco è cittadino di Caprarica, salutiamo con un applauso. È un imprenditore dalla grandissima esperienza e possiamo dire che questo è frutto di tanto sano e duro lavoro. Ecco la ragione per la quale adesso consegniamo il certificato premio Puglia Excellence a Villargento, ritira il premio Antonio Greco. Ecco la consegna che viene proprio in questo momento ad Antonio Greco di Villargento, residenze socio-sanitarie e assistenziali per anziani Manduria e Monteparano. E adesso ascoltiamo anche l'intervento di Antonio Greco. Un bel applauso per questo momento che stiamo vivendo insieme questa sera. Prego. Grazie a tutti, grazie ad Enrico. Non mi aspettavo che Enrico ha iniziato un percorso che io onestamente non scommettevo neanche zero. Però ho avuto fiducia, ho detto forse ce la farai, ce l'ha fatta. Complimenti a te, Enrico. Ringrazio il comune di Caprarica, che comunque ne do atto, caro Paolo Greco, che sotto un aspetto migliorativo Caprarica ha messo una marcia in più, proprio una marcia in più, e questo mi fa piacere. Tutte queste attività che oggi noi vediamo in questi anni che è sindaco e Paolo Greco, a Caprarica ancora non si erano viste. Quindi un applauso intanto. Poi grazie che avete pensato anche all'assistenza per gli anziani. Io sono un veterano, io faccio questa attività da 20 anni con altre società, poi a un certo punto la mia famiglia, che è qui presente, mi ha dato l'impeto di iniziare un percorso da soli. Quindi questa attività, sì, io vi ringrazio, che non sono l'amministratore, ma bensì sono il direttore generale delle aziende, l'amministratore è un'altra persona, però quelli che mi hanno dato la carica sono Paolo, Valentino e mia moglie. Anche se loro non vogliono venire, perché dicono non ci vogliamo venire, però senza di loro probabilmente io non avrei avuto questo premio, perché portare avanti delle strutture con 100 non di poco. Quindi grazie a Paolo, grazie a Valentino e grazie a mia moglie e grazie a tutti voi. Grazie Antonio Greco di Villargento, residenza sociosanitaria essenziali per anziani Manduria e Monteparano. E adesso la volta del Centro Medico Santa Lucia. Centro Medico e Dentale Santa Lucia, abbiamo l'ennesima realtà salentina a Melendugno, è un centro polispecialistico che si occupa di prevenzione, diagnosi e cura della salute della persona. Grazie ad un'equipe composta da medici specialisti, personale tecnico amministrativo di primissimo livello, offre un servizio integrato che nasce da un approccio multidisciplinare alle problematiche del paziente, che si rivolge a Santa Lucia e quindi seguito con dedizione, rispetto e professionalità in tutte le fasi del percorso, dal front office alle attività di sera.
L'obiettivo è instaurare quell'indispensabile rapporto di reciproca fiducia che sta alla base di tutte le pratiche mediche virtuose, dalle più semplici alle più complesse. Le discipline al momento attive nel centro sono odontoiatria, fisiatria, cardiologia, medicina interna, medicina del lavoro, oculistica, medicina dello sport, otorinolaringoiatria, scienza dell'alimentazione e altre si aggiungono con un'ottica di un costante aggiornamento dell'offerta specialistica e dei servizi. Frutto di duro lavoro e soprattutto studio, professionalità e dedizione, per questo settore dei due soci fondatori Mauro Mangè e Vito Candido. Salutiamo anche loro con un grande applauso. Sono entrambi qui con noi questa sera a ritirare il premio per il Centro Medico e Dentale Santa Lucia. Mauro Mangè, Vito Candido. Lo ricevono in questo momento entrambi dalle mani di Enrico Giannone. Ne sentiremo anche. Ricordandovi che la serata proseguirà con la degustazione enogastronomica e con la musica dal vivo, la splendida musica dal vivo con il sax di Fulvio Palese. E adesso sentiamo anche un loro intervento, prego. Buonasera a tutti e rinnovo gli auguri di un prossimo delle feste natalizie a tutti quanti. Niente, io sono insieme al mio socio e ai miei collaboratori che stanno dietro, siamo onorati di questo premio e chiaramente Enrico va elogiato in modo particolare perché e il suo diciamo dinamismo, la sua voglia di fare in questo contesto particolare dove i numeri parlano chiaro purtroppo. Si dice, i conti sono questi, negli ultimi 20 anni sono quasi 2 milioni di meridionali che abbandonano la terra natia per andare altrove. Questo è un dato allarmante. Sicuramente il modo di fare di Enrico. Ci mettiamo anche noi perché siamo partiti in un modo così, quasi scherzando, però credendoci. E ci hanno detto, voi non siete normali. La prima cosa che ci hanno detto, non potete fare questa cosa. In realtà ci sentiamo di essere stati anche un pochettino coraggiosi, però nell'ambito nostro, nell'ambito medico, stiamo avendo un riscontro positivo per un semplice motivo. Non c'è un segreto. Il discorso è questo, il medico è sicuramente un lavoro, fare la disciplina medica è un lavoro, è una professione nobile, ma è sicuramente una missione e questo ci sta dando ragione ad oggi e credo anche Enrico si sta muovendo in questo modo e credo che sia propedeutico per il futuro, quindi sarà per noi un onore e un onere, perché significa che abbiamo intrapreso la strada giusta, però questa strada è sicuramente lunga, con mete lontane, però con il coraggio, con l'aiuto di tutti, riusciamo sicuramente ad andare avanti. Sono un po' emozionato, perdonatemi, però è quello che sento di più. Grazie, ringraziamo Mauro Mangè e Vito Candido del Centro Medico e Dentale Santa Lucia. Adesso è la volta dell'Associazione Pugliese Editori e di nuovo rappresentante Giovanni Chiriatti. APE promuove l'editoria pugliese nella consapevolezza della importanza del libro quale veicolo di informazioni, idee e culture, quindi strumento fondamentale per assicurare la promozione dello sviluppo così come sancito dalla Costituzione italiana. 21.000 volumi totali, 320 promossi, 21 editori associati, tra cui Curumuni Edizioni, con sede a Calimera, della quale Giovanni è il presidente. Curumuni in greco significa germoglio d'olivo, un omaggio alla pianta simbolo del territorio pugliese e metafora portato avanti dalla casa editrice. L'Associazione Pugliese Editori si è costituita nel novembre del 2010, promuove il lavoro e l'impresa editoriale in collaborazione con tutte le associazioni che operano nel settore e con tutte le realtà che caratterizzano il mondo del libro, tra fiere, festival e premi letterari, utilizzando le nuove forme di comunicazione e incentivando con opportune iniziative la lettura, la diffusione nelle librerie, nelle biblioteche, l'istituzione di premi e festival di qualità che sappiano valorizzare la scrittura ed il pensiero creativo. Il certificato premio Puglia Excellent all'Associazione Pugliese Editori ritira il premio Giovanni Chiriatti. E adesso consegniamo il riconoscimento a Giovanni Chiriatti, Associazione Pugliese Editori, unitamente all'applauso del nostro pubblico di questa sera. Antonio, un secondo solo, se non ti dispiace. Sì.
Abbiamo terminato la cerimonia di premiazione e adesso, ve l'avevo già anticipato, sentiremo anche dopo un breve saluto, credo, del signor Filiatti. Prego, prego. Sentiremo poi anche Enrico. Prego. Va bene, buonasera a tutti e naturalmente ringrazio Enrico per questo riconoscimento, per questo premio che ci è molto gratito. E l'Associazione Pugliese Editori, come giustamente diceva il presentatore, esiste da 10 anni e raccoglie 22 sigle a tutta la regione Puglia. Quindi siamo 22 case editrici piccole o medio piccole sparse, diciamo, su tutto il territorio pugliese. L'idea che anima un po' l'associazione è quella di, appunto, metterci insieme, perché tanti piccoli poi alla fine possono fare fronte alle grandi sfide che, del settore editoriale. E, se poi pensiamo, appunto, che siamo in un territorio abbastanza difficile, perché per dati la Puglia è il fanalino di coda rispetto, appunto, agli indici di lettura, allora, appunto, questo spiega ancora di più il nostro stare insieme. E, ringrazio tutti voi e vi faccio gli auguri di buone feste. Grazie. Siamo noi a ringraziare lei, grazie a Giovanni Filiatti, adesso sentiamo Enrico Giannone, salutiamolo con un grande applauso, credo che sia abbondantemente meritato. Grazie, grazie mille. Buonasera a tutti, è un onore e un piacere avervi qui e vedervi con noi stasera. Come hanno già detto tutti e come ha detto Antonio, la volontà e l'entusiasmo da parte mia non mancano, non manca neanche l'emozione, quindi perdonatevi, però nulla, poche parole. E sono stati premiati professionisti, aziende, studi di ogni tipo. Appunto, professionisti.